Una cosa al volo, hai fatto molto bene a far rivedere, Intanto abbiamo visto Pisa, qual è la concezione della giustizia di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini ha scoperto le carceri quando c'è finito il suocero, c'è nulla da fare. Cioè, perché noi oggi discutiamo di questo? No, no, non è caduta di stile, Italo. Parliamo di politica. Quando tu hai un politico, e io, siccome in carcere anche da giornalista l'ho visto, sono andato a raccontarlo e a visitarlo, lo critichiamo, come tu sai, perché lui sul carcere ha mostrato quella visione lì. Per cui è sbatti via la chiave, devi mettergli la palla ai piedi, lavori forzati. Questa è la sua concezione del carcere. Poi gli succede una sciagura, cioè che il suocero, il papà della fidanzata, finisce in galera perché ai domiciliari veniva a Roma a magnare, quindi l'hanno preso e ha detto: guardi amico, i domiciliari non vanno più bene perché hai violato i domiciliari, torni in galera, e lui va, si precipita a trovarlo. È la prima volta, a me fa piacere quando i deputati vanno in carcere a trovare tutti i detenuti, anche un farabutto come Cospito. Bocchino, ma ricordiamoci la canea che avete, che la destra ha tirato fuori. Ogni volta che un deputato va nelle carceri e svolge il suo ruolo, viene montato un caso. Bocchino, tocca a lui. Questioni veloci. Questo quella è il punto, quella lo del mio amico David Parenza è una caduta di stile. No, Salvini ha dimostrato di essere una persona di straordinaria qualità nel momento in cui, in un momento di difficoltà del padre e della fidanzata, va a trovarlo e dimostra, che tipo di persona va a trovare il suocero. Seconda questione per quanto riguarda le manifestazioni. Io penso che le istituzioni abbiano il dovere di stare dalla parte della polizia e dei carabinieri senza se e senza ma. Ma non sapete il resto. Senza se e senza ma. Poi, come ci ha insegnato la Chiesa, che non a caso governa da qualche migliaio di anni, che cosa bisogna fare? Se qualcuno, il singolo, ha sbagliato, 3 mesi dopo, 6 mesi dopo, si risolve il problema del singolo. Ma se noi delegittimiamo polizia e carabinieri, andiamo a distruggere le istituzioni. Basta che non faccia altri danni in quei 6 mesi.